E benvenuti all'ultimo episodio di Mountain Blade Bannerlord. Con questo episodio concludiamo la stagione, diciamo, del periodo dell'Early Access, ma riprenderemo subito da settimana prossima con un'altra stagione che avrà il gioco completo. Cominciamo. Stavamo andando con Garrus a difendere Attaconia, che avevamo conquistato nello scorso episodio. Purtroppo sembra esserci una leggera maggioranza delle altre truppe, ma si è deciso comunque di attaccare. Dimentico sempre di prendere la lancia quando vado a fare queste incursioni. Al solito mettiamoci al comando della cavalleria, degli arcieri a cavallo, e diciamo che vogliamo essere seguiti. Perfetto, non ho visto effettivamente l'ordine, e se riconosco bene quel simbolo con i due draghi, siamo proprio contro il marito di mia figlia. No, il marito del mio compagno. O mio fratello. Non so bene chi fosse quello che si è sposato. Dovrei seguire un po' meglio questi eventi. Stiamo caricando alla grande, nel mentre gli avversari non li vedo ancora, perché stiamo uscendo da questo bosco abbastanza fitto. Non voglio proprio essere la punta di lancia. Adesso vedo che qualcuno sta cominciando a tirare frecce. Perché abbiamo avvistato la cavalleria avanzata avversaria, che ora va a schiantarsi abilmente contro la nostra fanteria. Ok, effettuiamo un'incursione in sella. Ah, ok, quindi adesso è il nostro turno per fare la cavalleria avanzata, e abbiamo trovato la loro fanteria. Cerchiamo di fare più danni possibili. Ecco, nel mentre abbiamo anche trovato, ritengo, essere i loro arcieri. No, è la loro cavalleria, non ci vedo. E facciamo un po' di danni. La nostra cavalleria sta attaccando, la loro cavalleria sta attaccando, portiamo la cavalleria a schiantarsi contro la fanteria. E non so se mi stanno seguendo i miei, ma ora proviamo con gli archi a colpire nel centro, superando, possibilmente mirando dritti. Ecco, abbiamo preso, no, abbiamo ucciso un arciere, perfetto. Stiamo facendo un bel po' di danni, però è arrivata la loro cavalleria adesso. La nostra fanteria è ancora indietro. Forse sarebbe il momento di cominciare una bella carica. Abbiamo ancora un bel po' di frecce per fare. Stiamo facendo una marea di danni con questa tecnica dello sparare sopra gli scudi da una posizione rialzata. In realtà questa posizione difensiva a cerchio è, per eserciti di queste dimensioni, una delle peggiori formazioni. Infatti mi sembra che al momento, ecco, hanno smollato la formazione. E forse potrebbe essere un buon momento per passare la spada. Sembra che continuiamo ad avere il vantaggio. Quello che mi preoccupa però è vincere questa battaglia e poi essere colpiti da qualcun altro. Faccio un po' di carica, ma non tiro fuori neanche la spada.
Ai ai ai, è meglio ricominciare a tornare un pochino indietro. Guarda, la battaglia sta diventando molto sanguinosa. Non vedo, cioè io vedo solo le mie truppe, sinceramente. Eccola lì. Ancora un tre frecce. Stiamo rischiando grosso qua. Ok, un buon colpo, ma siamo a terra purtroppo. 90 contro 53 dovremmo farcela. Però rimaniamo con veramente troppo pochi soldati, quindi io mi sgancerei Ok, siamo alle musichette epiche, quindi abbiamo vinto la battaglia. Dicevo, mi sgancerei dal re e proverei a tornare nelle retrovie per rifornimenti e arruolamenti. E questo sembra quello che è avanzato del possente esercito nemico, ancora molta cavalleria che in questo momento è inseguita. Entrano a contatto e sono, penso, a terra tutti e due. Chissà tra questi se c'è anche il mio, quello che si è sposato lo scorso giro. E soprattutto cosa comporterà quel matrimonio per questa battaglia. Si sta andando veramente per le lunghe. Avanziamo veloce, dai, non se ne può più. Vittoria, ottimo prestigio, influenza e una bella percentuale del bottino. Mi arrendo, hai vinto. Sei mio prigioniero, sono molto mercé, ok. Anche questo qua mi arrendo, congratulazioni per la vittoria. Manteros, ripeto, è quasi di sicuro un mio parente. La cosa non sembra dare nessun problema. Ok, chi è scampato è assolutamente diventato chi è sopravvissuto ha guadagnato molta esperienza. Io nel mentre ho anche reclutato un po' di prigionieri, purtroppo siamo veramente messi male. Abbiamo un cavallo della steppa che è un livello 2, più o meno come il nostro, un po' meno di un po' più di manovra, un po' più di punti ferita, e potrebbe essere un buon cavallo. Io
Lo cambio. Soprattutto per i punti feriti, anche se ultimamente non ho avuto questi grossi problemi di... Ok, a questo punto abbiamo superato la capacità massima e dobbiamo assolutamente pensare di rientrare. Allora, ci vorrebbe una bella... Abbandoniamo questo esercito e cominciamo a rientrare verso... Ok. Verso la prima città disponibile. Naturalmente la... Ho un malus per essere sovraccarico. Malus per i feriti. Ci sono battaglie in corso qua in cui non vorrei rientrare e sto cercando di capire dove sono le mie città. Ok, eccoci qua. Amitis va benissimo. Ok. Ok. Non lo vedo sinceramente, ma sarà alla taverna probabilmente. Perfetto. Aggiungerò al gruppo. Ottimo. Scegli prigionieri da riscattare. Ho praticamente solo i nobili che posso portare nel mio castello. Però prima, allora, abbiamo di sicuro guadagnato un livello da qualche parte in leadership, ottimo. Autorità più 20 efficacia delle garnigioni cittadine o più 5 dimensioni del gruppo o più 10 penalità al morale causata dalle truppe della tua formazione quando uccidono un nemico. Più 10% penalità al morale causata dalle truppe della tua formazione quando uccidono un nemico. Ok. Più 5 di limite alla dimensione del gruppo. Guarnigioni cittadine io non ne ho in questo momento. Li proviamo col capo eroico. Ho probabilmente dei punti da piazzare. Un punto in medicina, diciamo. Ok, fatto, perfetto. Come cibo siamo a posto almeno adesso. Torniamo in città. Reclutiamo tutte le truppe disponibili. Ottimo. 92 di 93. Stiamo spendendo un sacco di soldi, ma non è un grosso problema. E abbiamo di nuovo il nostro esercito al massimo. Possiamo andare al nostro castello a lasciare giù i nostri prigionieri. Gestione guarnigione. Potrei fare un cambio veloce lasciando giù le mie pippe e prendendo un po' di arcieri e di gente. Allora, di sicuro mi prendo questi. Allora, facciamo così. Le reclute le lasciamo giù. Le reclute anche le lasciamo giù. Potremmo... Allora, cominciamo a prenderci questi e questi. Ok. Giusto, quelli a cavallo che non servono niente nei castelli. Molliamo giù un altro po' di reclute. Perfetto. Fatto. Gestione da... No, questo è lo stash, non mi interessa. Segrete. Gestiamo i prigionieri. Molliamo questi.
E prendiamoci invece tutti questi prigionieri qua, che potremmo sia reclutare o potremmo reclutare o riscattare. Allora, perfetto, abbiamo fatto tutta la nostra bella gestione, 82 eccetera, la missione, l'arte del commercio, non ho notizie tra 16 giorni, tempo rimasto 2 giorni. Io spero che la missione non fallisca. E quindi ora possiamo muoverci con tutte queste truppe a dare una mano a questo assedio. Che non so se è un assedio o una battaglia, sinceramente. Ma noi entriamo. E ma sì, attacchiamo anche se siamo in netto vantaggio. Non vedo gli arcieri a cavallo. Sto libero. Se forse in questa battaglia si tratta più di in realtà comando direttamente le mie truppe. Allora, vediamo dove posso piantare i miei arcieri. Perfetto, sto dando ordine un po' a casaccio, ma i nemici sono veramente tre. E posso cominciare anche a dire sinceramente. Ok, ho più o meno dato carica a tutti. E possiamo fare un po' di danni qua. Questo cavaliere. Bellissimo come non abbia reagito a nessuno dei tre colpi. Ok, questa recluta è andata giù. Potrei anche passare la spada a questo punto perché, sinceramente, e abbiamo vinto. Niente, non tanto prestigio, una battaglia giusto per il gusto di farla.
Ok, sono tutti molto contenti. Cominciamo a promuovere un po' quello che ci è arrivato. Incredibile, in una battaglia del genere, riuscire ad avere così tante promozioni. Ok, a questo punto abbiamo sia troppi prigionieri che troppi soldati, quindi dovremmo lasciare a casa un paio di persone. Ed è un peccato a meno di riuscire, ma non ce la faremo mai. E quindi molliamo una recluta, due reclute imperiali. Perfetto. Pigliamoci tutto quello che c'è da prendere. Valore sono sostanzialmente cavalli. Anche qua non abbiamo abbastanza spazio per tutto. Ma noi non ci importa. E andiamo a chiudere così. Qui c'è ancora questo assedio, che però io salterei. Potremmo tornare al nostro castello a rimettere roba nello stash, o andiamo in città. Andrei in città. Ok. Il castello non, anche questo non va a nessuno di noi, quindi non ci importa. Ok, fatto. E a questo punto stiamo veramente demolendo l'impero del nord e stiamo andando anche lentamente a cercare di ritornare a poter vendere un po' di roba. E naturalmente, come succede sempre in questi casi, quando una guerra comincia ad andare bene, qualcuno ci dichiara guerra. Potremmo proporre una pace da un lato per poter andare a difenderci meglio dall'altro. Adesso rientriamo rapidamente per quello che si può in città. Oh, le truppe hanno fatto ritorno, purtroppo hanno fatto ritorno con un nostro enorme limite di truppe. È il momento di formare probabilmente un... Allora, qui intanto diciamo che molliamo tutto questo. Molliamo tutto questo, molliamo tutto questo, ma non molliamo i cavalli. Ok, abbiamo preso, otteniamo un sacco di soldi. Ok, ora abbiamo fin troppe truppe e quindi è il momento di dire al nostro... nostro falcone, oppure no, oppure all'altro, perché questo è vestito così male. Dovevo dargli un po' del gear che ho venduto. Quindi no, al cinghiale, signor cinghiale. Allora, qui abbiamo completato la missione, qui possiamo andare dal nostro clan. Signor Cingleale, allora, clan, regno,
Ci serve per prenderci dalla guerra. Ok, ci metto un 14, ottimo. Perfetto. A questo punto abbiamo almeno risolto la questione grossa della doppia guerra. Quindi se non siamo più in guerra con il nord, siamo in guerra con Vlandia. Perfetto. Ora nel nostro clan però, nel nostro clan qua, il cinghiale nel tuo gruppo. Vediamo se è da qui che gli si può dire. Ah, poi potevo. Ok, questa carta non l'avevo effettivamente vista. Il fatto che si potesse dare agli eroi i vari ruoli, e quindi anche quello va vista. Anche se non so assolutamente cosa sia, perfetto. A questo punto crea nuovo gruppo. Oh, finalmente nostro cinghiale fatto. E gli rifiliamo questa recluta, un arciere, un balestriere, un po' di cavalieri, un paio di questi, uno di questo, due di questi, quattro di questi, un altro tre di questi, cinque di questi. Ok, e sono più o meno quello che può voler essere il secondo gruppo. Ottimo. A questo punto, dal nostro primo gruppo andiamo a reclutare il reclutabile, andiamo a prendere anche questo e dovremo vedere se a questo punto, allora, limite dei prigionieri superato. Ok, no, annulla. Allora, fatto sì, ma a questo punto andiamo in taverna, scegliamo i prigionieri da riscattare e riscuotiamo un po' di reclute. E abbiamo abbastanza prigionieri a questo punto, perfetto. E direi che questo è un ottimo punto in un momento più o meno di tranquillità in città, nel quale abbiamo riorganizzato i nostri due eserciti. E nel quale abbiamo concluso una guerra e stiamo per andare verso una nuova guerra, che veramente sta arrivando guerre una dietro l'altra. È un buon momento per salutarci, chiudere questa stagione e ricordate che sta settimana prossima cominceremo con la versione, diciamo, completa di Bannerlord, che verrà rilasciata proprio in questi giorni. Alla prossima!